In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Carissimi amici della Bella Notizia, ben ritrovati. Siamo giunti nel nostro cammino a celebrare la 21ª domenica del tempo ordinario. E in questa domenica la Chiesa ci offre, per la nostra vita di fede, una pagina di Vangelo davvero molto bella e anche molto importante nella economia complessiva del racconto evangelico. Ed è il brano che racconta la cosiddetta professione di fede di San Pietro, di Pietro. Andiamo con ordine. Questo brano, concordemente nei tre Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, questo brano lo troviamo un po' al centro di tutto il cammino, di tutto il racconto evangelico. È un punto di svolta. Gesù, dopo alcuni tempi dedicati alla predicazione, al compimento di segni prodigiosi, Gesù sente il bisogno di fare il punto della situazione, di fare una specie di sondaggio di opinione. Fino a quel punto i racconti evangelici ci presentano sempre Gesù circondato, seguito dalle folle, da tantissima gente. Tant'è vero che Gesù ha dovuto per un paio di volte provvedere anche a sfamare questa gente con le moltiplicazioni dei pani, perché a furia di ascoltarlo si erano allontanate da casa. Dunque, nella prima parte del Vangelo, la figura di Gesù viene presentata soprattutto come la figura di uno che dice delle cose grandissime, bellissime, e soprattutto uno che compie miracoli, segni prodigiosi di tutti i tipi. Ma ovviamente Gesù sente il bisogno di fare il punto della situazione e di sapere la gente che cosa capisce, che idea si è fatta di lui. Per cui, ci racconta Matteo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Gesù vuol rendersi conto che cosa ha capito la gente di lui, che pensa, che idea si è fatta. E allora gli apostoli riferiscono quello che si dice in giro. Alcuni dicono Giovanni il Battista. In questo caso Giovanni il Battista era morto da un bel po' di tempo. La gente dice che sia una sorta di Giovanni Battista che è tornato in vita.
Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, anche questi profeti erano addirittura da secoli ormai scomparsi, o qualcuno dei profeti. Dunque la gente si è fatta l'idea, stando a quello che riferiscono i discepoli, che Gesù sia un profeta tornato in vita. Questa è l'idea prevalente che la gente si è fatta. Va bene, un sondaggio d'opinione e Gesù ne prende atto. Fatto sta che la gran parte delle persone non avevano la minima idea di chi fosse Gesù. Eppure Gesù qualche volta qualche idea l'aveva lanciata sulla sua identità. Parlava del Padre. Niente, non avevano colto ancora la specificità, la tipicità di Gesù. Allora Gesù, preso atto di quello che dice la gente, investe i discepoli in prima persona di una domanda alla quale non devono più dire quello che dice la gente, ma devono dire quello che pensano loro. Infatti Gesù domanda: ma voi chi dite che io sia? Come dire, vabbè, lasciamo stare la gente che non ha capito granché o niente proprio, ma voi che state con me fin dall'inizio del mio ministero, voi che da ormai più di un anno, forse anche due, mi seguite tutti i giorni, voi che avete ascoltato tante parole, tante parabole, voi che avete visto tanti segni, voi chi dite che io sia? Dicevo, Gesù investe i discepoli e Pietro si fa in questo momento interprete di tutti, risponde a nome di tutti e fa una solenne e bellissima professione di fede. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Matteo che racconta, e poi Gesù lo dirà subito, ci fa rilevare che Pietro, se dice questa cosa, non è perché la pensa e basta, ma perché è stato illuminato. Quella di Pietro è una vera e propria professione di fede nella vera identità di Gesù. Ora, certamente Pietro aveva visto con i suoi compagni tanti segni, tanti miracoli, aveva ascoltato tante parole di Gesù, però ecco, arrivare a fare questa professione di fede così illuminata e così decisa, certamente c'è l'opera del Padre. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, cioè tu sei il Messia, tu sei colui che deve venire. E Gesù gli disse: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, perché, dice Gesù, né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù dice chiaramente a Pietro: se tu hai detto questa cosa, non è perché ci sei arrivato con le tue forze, con la tua intelligenza e nemmeno con la tua fede. Se tu hai detto questa cosa è perché il Padre mio te l'ha messa nel cuore e sulle labbra. Quindi la professione di fede di Pietro è frutto della grazia di Dio, è frutto della presenza di Dio nella sua vita, in quel momento. Il Padre mio che sta nei cieli. E questo, se è vero per Pietro, è vero per tutti. La nostra fede non è mai un atto della nostra intelligenza, del nostro cuore. Sarà in parte così, ma la fede è sempre dono, è sempre grazia del Padre. Nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù loda Pietro, ma dice anche a Pietro: bravo, hai detto una cosa bella e giusta, ma no, come per dire, non ti montare la testa, non è che tu sei più bravo degli altri, il Padre mio te lo ha rivelato. E tu hai accolto questa rivelazione. E poi aggiunge Gesù
una parola che sorprende Pietro, lo lascia pieno di meraviglia. E io dico a te, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ecco, Gesù costituisce Pietro fondamento della chiesa, non Pietro persona, ma la fede di Pietro. Poiché tu hai fatto questa professione così completa, così piena, così perfetta, e l'hai fatta perché il Padre mio che è nei cieli te l'ha ispirata, adesso tu sei Pietro, questa tua fede diventa il fondamento sul quale io edificherò la mia chiesa. La chiesa si fonda sulla fede di Pietro, una fede che Pietro e in lui tutti noi professiamo perché il Signore ci illumina, ci scalda il cuore e ci dà questa grazia. La fede è grazia, non lo dimentichiamo mai, non è mai conquista della nostra intelligenza. Certo, noi ci mettiamo del nostro, la nostra disponibilità, la nostra risposta, ma non dobbiamo mai dimenticare per nessun motivo che la fede è un dono, la fede è una grazia. E noi di questo dono, di questa grazia, non dobbiamo mai dimenticare di ringraziare il Signore. E dobbiamo viverla questa fede con spirito di gratitudine, del quale non abbiamo nessun merito. Non è che il Signore ce l'ha fatto questo dono perché noi siamo migliori di altri. Nel suo disegno provvidenziale il Signore ce l'ha dato questo dono. Allora noi lo accogliamo dalle sue mani con immensa gratitudine. Ma proprio perché lo abbiamo ricevuto senza nostro merito, ci facciamo un impegno di vita che è quello di far sì che questo dono, attraverso la nostra testimonianza, attraverso il nostro impegno di vita, questo dono possa essere scoperto, colto anche da tanti e tanti nostri fratelli. Se noi abbiamo ricevuto questo dono della fede senza merito, dobbiamo far di tutto perché questo dono raggiunga tanti e tanti altri nostri fratelli. E poi aggiunge ancora un'altra immagine: a te darò le chiavi del regno dei cieli. L'immagine delle chiavi è molto eloquente. Cosa si fa con le chiavi? Si apre, si chiude una casa, si apre, si chiude un ufficio. Ecco, in questo caso Pietro, a nome di Gesù, per i tempi in cui poi Gesù non ci sarebbe stato più fisicamente, ma solo nello spirito, Pietro si sarebbe accollato il compito, l'impegno di aprire le porte del regno a tutti gli uomini. Gesù dice: tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto. Ecco, in questa pagina noi vediamo il fondamento della Chiesa come comunità che Gesù lascia nel mondo per dopo, per i tempi in cui lui non ci sarà più fisicamente. Questa comunità che Gesù lascia perché diventi porta aperta sul regno per tutti gli uomini. Allora, ecco, questa pagina del Vangelo oggi ci ricorda questa grande e bella verità. La fede non è un'avventura privata che ognuno di noi può fare come vuole, quando vuole e nella misura in cui vuole. La fede è un evento, la Chiesa è un evento profondamente comunitario. Si crede, ognuno di noi ha la sua fede, ma si crede insieme, aiutandosi, sostenendosi, incoraggiandosi, correggendosi quando è necessario. E Gesù mette a fondamento di questa comunità di fede una presenza autorevole, Pietro e i suoi successori. Questa presenza autorevole è per noi la garanzia che il cammino che noi stiamo facendo è il cammino che Gesù ci chiede di fare. Non è il cammino soltanto basato su nostre decisioni o su nostre velleità. È un andar dietro a Gesù,
accompagnati, guidati, sostenuti da Pietro. La funzione di Pietro nel tempo, lo sappiamo, oggi è svolta dal Papa, il suo successore. Allora ecco, il Papa è maestro della fede, il Papa interpreta per noi la parola di Dio, ce la illustra, ce la spiega e ci corregge quando noi possiamo eventualmente dare delle interpretazioni sbagliate. E il Papa nel far questo è illuminato e sostenuto dallo Spirito Santo. Non può sbagliare, perché il Papa, come Pietro, riceve questa assistenza particolare del dono dello Spirito. A te darò le chiavi. Ecco, e noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo ogni giorno di più ringraziare il Signore perché ci ha chiamati a far parte di questa comunità particolare che si chiama la Chiesa. L'avventura della fede, vi dicevo poc'anzi, non è un'avventura privata che ognuno fa per conto suo, è un'avventura che si compie insieme, è un cammino che si fa insieme, aiutandosi, sostenendosi, illuminandoci con la testimonianza reciproca, ma soprattutto con la guida di Pietro. Oggi, vi dicevo, Pietro è il Papa e noi quindi ascoltiamo, seguiamo la sua guida e siamo sicuri che è una guida che indefettibilmente ci conduce sulle strade che il Signore indica alla sua Chiesa. Ecco, ci lasciamo allora con questa parola che è un invito alla gratitudine al Signore per non averci lasciati soli, per non averci messi in condizioni di interpretare noi come ci viene quello che la storia ci chiede, ma di averci dato questa guida autorevole, importante e sicura, che ci permette davvero di capire, momento per momento, mentre scorre la nostra vita, di capire quello che il Signore ci chiede per la nostra vita e per la vita del mondo intero. Ecco, vi lascio con questo pensiero. Amiamo il Papa, seguiamo il Papa, ascoltiamo il Papa perché il suo è il ministero di Pietro che indefettibilmente ci guida e ci conduce sulla via del Regno. Buona domenica. O Padre, fonte di sapienza, che nell'umile testimonianza dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della nostra fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito, perché riconoscendo in Gesù di Nazareth il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa.